All'inizio mi veniva da piangere, poi l'ho presa a ridere perché non mi aspettavo che la maggior parte sono stati tutti, sono state con un paese dei miei. Amici, diciamo amici, clienti. Salvatore Patti se le guarda ancora queste immagini mostrate da Prima Linea TG, che ora sono in mano ai carabinieri di Santa Maria di Licodia, che stanno risalendo alle 17 persone che sabato sera, approfittando di un guasto al distributore automatico del suo rifornimento SP, hanno riempito i serbatoi di auto, scooter, camion, portando a casa anche bidoni da 30 litri ciascuno. Non si dà pace il quarantenne che in questi nastri ha riconosciuto amici e vecchi clienti, interi nuclei familiari che in preda a un raptus se ne sono infischiati dei 3.000 rotti euro di danni che gli avrebbero procurato. In queste immagini si vede chiaramente il via vai partito alle 21.34. In meno di tre quarti d'ora è stato un passaparola velocissimo. Chi col telefonino chiamava la moglie, l'amico e il cugino. C'è stato un guasto sicuramente a self. E ci sono state delle persone che hanno approfittato della situazione. Sono tutti denunziati perché naturalmente i carabinieri sono venuti, hanno preso il registratore e quindi ce l'hanno loro. E hanno visto chi sono i volti, perché sono, a parte che sono di Licodia, tutti di Licodia tranne nessuno, sono 17 persone, tutti di Licodia. La denuncia il gestore l'ha già presentata e in gioco c'è adesso la pesante accusa di furto. E nonostante la notizia abbia fatto già il giro del paese, ancora nessuno si è presentato da lui a pagare il conto.